è venerdì 3 maggio, sto andando al temporary shop dedicato a Zero Calcare da Bao, centro di Milano, passano i tram, c'è il traffico, il sole, cosa volete di più? Sapere cosa c'è? Sono in anticipo in teoria, ma vediamo quando arriviamo. Ma che belli i lavori in corso, fanno la metropolitana. Ora non so esattamente cosa è successo, ma sono riuscito a sbagliare strada su una strada dritta. Sono confuso, colpa dei lavori in corso secondo me, ma comunque sono in arrivo circa. Boh, i grandi misteri della vita. Non ho capito esattamente bene come, ma sono finito in mezzo a un parco, ma perché Milano è una città senza verde. Boh, vabbè. Attraverso vicoli misteriosi e verdi anche questi, con antichi negozi chiusi, fino a raggiungere bizzarre zone d'ombra. Ma quella dovrebbe essere la via giusta in teoria, forse, ma io sto andando veramente a caso. E sì, direi che ce l'ho fatta effettivamente, è proprio corso di Porta Ticinese. È una nuova forza moderna. Ho come la sensazione di essere nel posto giusto, ma potrei sbagliare. Però, a giudicare dalla massa di persone inutili, bellissime che sono lì ferme da tempo di esserci. Così a naso. Sì, direi che ci sono davvero. Hanno aperto. Forse riusciremo a entrare. Qui abbiamo tutte le opere di calcare, ma stranamente non c'è la prima edizione della Profezia del Lampadillo, che invece io ho letto. Alla fine piccolino, ma pieno di cose interessanti. Ci siamo quasi, è incredibile, ma ce l'abbiamo quasi fatta. E la fila continua a aumentare e forse un giorno finirà, ma non si sa. E sono fuoriuscito, qui c'è ovviamente la vetrina di nuovo. Beh, carino, carino, devo dire non necessario, per carità, però per avere un po' di cose extra. Ora, tecnicamente io mi sono comprato soltanto il poster di He-Man, tutto il resto l'ho preso per un amico, davvero. eBay, no. E ora finirò la giornata andando in fumetteria, perché è sempre il caso di andare in fumetteria. E ovviamente ce la facciamo a piedi perché mi è scaduto il biglietto del tram a causa coda per prendere i poster, ma colonne di San Lorenzo, wow, i luoghi che pullulano di Milano, pullulano di vita. Là c'è un generale senza spada perché gliel'hanno rubata, pare. Non so se è vero, me l'hanno detto. Mi piace fare le strade alternative perché becco strani pertugi milanesi. Strano, non sembra neanche essere in città. E come per magia mi sono teletrasportato in Porta Venezia, fumetteria a breve, evviva! Siamo quasi, mi appropinquo. E anche con la fumetteria ho dato, speso e ora vado a casa che fra poco ho il live. Che vita complicata. Ed eccoci tornati a casa base, sono atterrato per finire il video perché è un video un po' doppio, infatti parliamo di Zero Calcare ma parliamo anche del Salone del Libro di Torino, dove effettivamente cercherò di beccare Zero Calcare, perché sì, ve l'ho fatto vedere, ho comprato il poster anche per l'amico che poi è Mattia di Gigo Shop, tanto per cambiare, ma il mio ovviamente, ci ho anche già comprato la corniciona, come vedete, sì, lo ammetto, è passato un paio di giorni rispetto a quando sono andato, e ora però lo tiro fuori, lo riavvolgo, come questi,
e me lo porta a Torino per provare a farlo firmare, perché se lo appendo firmato è un po' più carino. Comunque, e cornice IKEA, comunque, me la sono fatta portare a casa con 2 euro insieme ad altre cornicette, perché avevo le brugole. Una figata. Comunque, se mi volete incontrare al Salone del Libro, penso che mi troverete attorno a Bao la mattina, perché starò lì ad aspettare. Sabato e basta, quindi gli altri giorni non ci provo nemmeno. Vi faccio comunque vedere le altre cosine che ho recuperato lì per il buon Mattia. Intanto c'è il sacchetto con Santa Maria in piccetta, bello, carino. Ve lo metto anche a fuoco, guardate. Trafitta da 25 forchettate mentre auscultava le conversazioni dello adiacente tavolo alla locanda. Molto bello. E poi abbiamo anche l'altro poster, vi faccio vedere anche quello, visto che io non l'ho preso. Ma 2 a 20 euro mi sembrava un po' troppo, però molto carino anche questo, ma me ne basta uno in casa, sinceramente. Questi qua, ora li rimetto al loro posto, tra l'altro ho il tubo apposta per portarli a Mattia a Torino, perché ci sarà anche lui con me. E tra l'altro, devo dire, un Salone del Libro piuttosto interessante, perché ho visto che ci sono tantissimi editori, praticamente tutti, ho visto che c'è Panini, Star Comics, Salda Press, Bao, Coconino e tantissime altre. L'unica che non mi è venuta in mente, che non ho trovato e che non dovrebbe esserci, è Toshokan. Le altre però ci sono tutte, a meno che non sbagli. E quindi è un salone più fumettoso del solito. Adesso devo essere sincero, io non mi ricordo l'ultima volta che sono stato al Salone del Libro, perché ho visto che l'anno scorso mi ero fatto il biglietto, però non ricordo sinceramente se sono andato o meno. Forse no, alla fine, forse non stavo bene, non mi ricordo. In ogni caso, quest'anno, salvo imprevisti dell'ultimissima ora, ci sono, quindi se ci siete, mandatemi un messaggio su Instagram, oppure comunque sarò lì che giro generalmente intorno agli editori, perché difficilmente andrò nella parte libri più di tanto, nel senso che sì, bello chiacchierare con gli autori dei libri, ma non è proprio il mio tema. E comunque i libri alla fine puoi anche sfogliarli, la maggior parte, però le parole è difficile avere un'impressione immediata. Con i fumetti è un po' più facile, ci sono le copertine, li guardi. È un po' più il mio mondo. Non so se beccherò qualcuno là, non ne ho idea. Se c'è qualcuno anche del campo che vuole beccarmi, me lo faccia sapere. Comunque ci aggiorniamo lì. L'orario, in teoria, dalle 10 in poi, io penso che fino almeno alle 4 del pomeriggio starò al salone. Poi se mi rompo prima me ne vado, vi avviso, per cui... Però... Se in mattinata siete lì e siete nei pressi di Bao, buttate l'occhio. Se vedete un pelato, probabilmente sono io o un altro pelato. Quindi, io intanto vi ringrazio per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, come sempre, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Oggi non so che emoticon farvi mettere. Un emoticon del calcare. Scrivete CA. CA all'inizio del messaggio, così so che siete arrivati fino alla fine e avete visto tutto quel pallosissimo vlog iniziale. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni da lunedì a venerdì su Twitch, la domenica alle 21. Poi sono sugli altri social, Instagram, TikTok, Facebook, su Telegram, gruppi che parlano di fumetti, canale con le notifiche, canale con le offerte. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video e per ora potere pelato!